Anche quest'anno, in occasione della festa dei nonni, si è svolto il turno No Ascoltami l'ospedale in piazza, la campagna di controlli gratuiti dell'udito promossa dall'omonima Onlus che da 11 anni porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutta Italia. L'undicesima edizione della campagna, patrocinata dal Ministero della Salute e con il supporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è partita il 27 settembre fino al 18 ottobre, coinvolgendo circa 20 piazze con medici specialisti e tecnici dell'udito che per un'intera giornata sono stati a disposizione dei cittadini nelle piazze di riferimento. Un'edizione diversa dalle altre a causa della pandemia in atto. Così per l'occasione sono state adottate tutte le necessarie norme anticontagio, garantendo in maniera sicura a tante persone che non hanno incontrato il proprio medico nei mesi scorsi di poter tornare a prendersi cura del proprio udito. 5 le tappe abruzzesi del Tour 2020 che oltre a Pescara, L'Aquila, Chieti e Vasto ha visto impegnato anche Lanciano. E l'importante è proprio esserci, è proprio vero. E siamo qui proprio nella piazza dove tutto è partito 11 anni fa e quindi questo chiaramente ci riempie di soddisfazione. In questi 11 anni abbiamo fatto un percorso secondo me molto significativo proprio per la gente, per il grande pubblico che ha cominciato a capire, a sentire sempre più parlare di udito e acquisendo consapevolezza secondo me abbiamo aiutato parecchia gente a essere anche più pronta a vivere questi periodi di isolamento come l'ultimo che abbiamo vissuto o come quello che magari andremo a rivivere, perché chi ha un problema di udito vive male la comunicazione a distanza, vive male il telelavoro, la didattica a distanza, vive male in generale la comunicazione. Ecco perché è fondamentale acquisire consapevolezza, parlarne, parlare con i medici che sono qui nelle nostre tende, cercare in qualche modo di risolvere il problema. E quest'anno abbiamo rispettato tutte le norme per far sì che la gente più possibile possa avvicinarsi in tranquillità alle nostre tende e continuare il percorso di prevenzione appunto iniziato 11 anni fa. I dati Censis 2019, Eurotrack 2018, ANA e OMS ci dicono che l'ipoacusia in Italia ha raggiunto davvero numeri preoccupanti. Oltre 7 milioni di persone mostrano disturbi uditivi, il 12,1% della popolazione, e si stima che entro il 2025 potrebbero diventare poco più di 8 milioni. Un over 65 su 3 soffre di disturbi uditivi, mentre il 47% non ha mai effettuato un controllo uditivo. Il 50% dei casi potrebbe essere evitato con azioni di prevenzione primaria, ma se non verranno prese adeguate contromisure entro il 2050, oltre 1 miliardo di giovani rischia danni permanenti all'udito a causa di un uso improprio dei dispositivi audio. E stiamo cercando di stimolare sempre più le istituzioni, sia sanitarie che politiche, per rispondere a questo grido d'allarme che ha dei numeri molto peggiori di una pandemia. È vero che per fortuna insomma non è così letale, però è vero pure che sono 8 milioni di persone che hanno problemi di udito, il 12%, e quindi sono numeri importanti in termini di persone che non sono più perfettamente attive, non sono più perfettamente connesse con il mondo che li circonda, e quindi immaginiamo anche la competitività di queste persone che hanno problemi di udito in termini scolastici, in termini lavorativi, in termini sociali. Purtroppo chi ha un problema di udito soffre ed è meno competitivo rispetto al suo collega, al suo compagno di scuola o al suo amico che invece sente bene e risponde a tutti gli stimoli e partecipa attivamente alla società. Quindi è un allarme molto significativo, specie in un paese come il nostro che ha un numero di anziani rilevante. Quest'anno inoltre l'evento è stato fortemente sostenuto da un partner d'eccezione come Enel, che ha incoraggiato l'iniziativa e la convinzione che proprio in questo momento è importante non fermare l'attività di prevenzione condizionata dal Covid. Fondamentale il supporto della Misericordia e della Croce Rossa, che come ogni anno portano volontari in piazza, così come il ruolo dei partner locali come Istituto Acustico Maico. È l'unica occasione, diciamo, che ha una certa diffusione per andare a sperimentare e a testare il proprio udito, una cosa che si ritiene debbano fare solo gli anziani soltanto quando manifestano qualche problema, invece dovrebbero farlo tutti quanti, specialmente i normodenti. Uno dei problemi maggiori che abbiamo
e il ritardo nell'intervenire con la rimediazione quando c'è un problema uditivo. Premesso che laddove si evidenziano problemi risolvibili a livello medico è sempre l'otorino la figura di riferimento che cerca una terapia, una soluzione di tipo clinico. Laddove invece non fosse possibile, allora, come mettiamo tranquillamente un paio di occhiali, è possibile mettere dei dispositivi che oggi come oggi portano, grazie al cielo, migliaia di persone senza che si vedano. Come sono cambiate le protesi negli anni? Intanto il passaggio dall'analogico al digitale nella gestione del suono è stato determinante. Gli apparecchi di oggi fanno sentire le persone parlare, i colloqui, la televisione, le cose interessanti, ed evitano invece l'amplificazione dei rumori ambientali che sono stati un ostacolo per i primi portatori in epoche passate. Oggi facciamo semplicemente un test dell'udito gratuito in piazza. Approfittando di questo evento Nonno Ascoltami, cioè dell'ospedale che scende in piazza a fare delle visite gratuite, senza prenotazione, soprattutto in questo momento storico in cui magari prenotare una visita presso una struttura pubblica richiede dei tempi di attesa per il protocollo Covid, e oggi comunque nella massima sicurezza e rispettando tutti i protocolli facciamo questi controlli gratuiti tra la gente. Statisticamente le persone più anziane sono quelle che possono avere un qualche problema. Poi al momento in cui si evidenzia qualcosina che non va, invitiamo ad approfondire il discorso magari ricontattando l'ospedale stesso per cercare una soluzione medica o chirurgica, o eventualmente, qualora non ci fosse altro tipo di soluzione, valutare una soluzione audioprotesica. Noi vediamo qui degli strumenti, delle apparecchiature, senza entrare molto nel tecnico e nel concreto. Che cos'è quello strumento? Perché quella cuffia? Allora, stiamo usando ovviamente un audiometro, che è lo strumento che ci consente di effettuare la misurazione dell'udito. In che modo? Mandando dei suoni di diversa frequenza e di diversa intensità. Tramite questo audiometro andiamo a misurare la soglia di udibilità, cioè il grafico che poi ne viene fuori ci dà i suoni che vengono percepiti dall'orecchio. Consigli dell'esperto per chiudere: ogni quanto è consigliabile effettuare un controllo dell'udito? Una persona giovane, ovviamente, se sottoposta a comportamenti a rischio, è bene che faccia ciclicamente dei controlli. Dai 60 anni in poi, anche una volta l'anno, una volta due anni, ogni due anni andrebbe fatto un controllo di questo genere. La prevenzione tra i cittadini ha rinnovato inoltre la preziosa collaborazione con le strutture ospedaliere, con i medici ed il personale sanitario. E seppur l'iniziativa è nata proprio in occasione della festa dei nonni, quindi come Nonno Ascoltami, in realtà adesso c'è stata una sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per cui anche soggetti più giovani, quarantenni, cinquantenni, che notano una qualche alterazione della loro capacità uditiva, si rivolgono a noi per avere le indicazioni del caso. Quali sono i vostri compiti in questa giornata? Allora, oggi offriamo intanto un esame obiettivo dell'orecchio, escludiamo che possano esserci problematiche infiammatorie, il classico tappo di cerume. Dopodiché, consolidato che sia opportuno fare l'esame, permettiamo di eseguire l'audiometria, quindi un esame che permette di dare un'indicazione su quella che è la soglia uditiva del paziente. E mentre fino a qualche anno fa si tendeva a dire finché sei vado avanti, in realtà oggi si è visto che una protesizzazione precoce, fatta naturalmente nel momento opportuno, garantisce una performance eccellente per il paziente, perché ritardare la protesizzazione quando il deficit uditivo ormai diventa davvero importante fa un po' perdere la capacità di tutta la via acustica, e quindi anche poi il beneficio che il paziente ne trae può risultare minore. Quindi è opportuno fare dei controlli periodici e, quando c'è la giusta indicazione, agire tempestivamente, perché rimandare l'affrontare del problema spesso non porta a giovamento. Per fortuna ci sono tanti modelli di protesi che agiscono a tanti livelli,
però è proprio la capacità di adattamento della persona che praticamente non perde così l'allenamento alla percezione dello stimolo sonoro. Dottor Claudio Caporale, innanzitutto quanto è bello poter rivedere l'ospedale in piazza, che in questi mesi l'ospedale è stato sulla bocca di tutti, sempre così intasato per il problema Covid, e invece riportarlo in piazza è veramente già un punto importante. Sì, è motivo di soddisfazione, e questo grazie anche a Nonno Ascoltami, che da 11 anni fa una campagna di prevenzione, ha una eco ormai nazionale, non è più solo provinciale, che riguarda la città di Pescara, ma tutta l'Italia ormai è investita da questa campagna, e devo dire che è una soddisfazione personale di tutto lo staff. Ecco, in questi anni, perché sono 11 anni che ormai Nonno Ascoltami è in piazza a Pescara, come sono cambiate le cose? Beh, sono cambiate, perché il problema udito non è più motivo di reticenza da parte del paziente, ma è un problema di cui si parla, ed è giusto, era giusto che questo accadesse, perché il paziente affetto da un problema visivo non ha mai avuto problemi ad affrontare con una visita specialistica oculistica, ma chi invece aveva un problema di udito e aveva una certa reticenza, probabilmente per un retaggio culturale, a sottoporsi a una visita odontoiatrica o a un esame audiometrico. Oggi credo che le cose siano cambiate, che tutti affrontino il problema con più disinvoltura. Tanti medici, tanti giovani medici all'interno dei tendoni di Nonno Ascoltami. Sì, questo è un processo di rinnovamento del reparto di Pescara. Quest'anno sono arrivati 4 nuovi medici, tutti bravi, e sono molto soddisfatto di questo, proprio per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto fino ad ora in questi anni. Noi da sempre, come reparto di otorino del nostro ospedale, sin dall'inizio abbiamo supportato questa iniziativa, che è veramente meritoria. Noi affianchiamo in questo caso l'audioprotesista che esegue un primo controllo. Qualora l'esame audiometrico che loro fanno qui in campo libero rileva una diminuzione uditiva, diciamo, abbastanza importante, o qualche patologia sospetta, noi consigliamo ai pazienti di recarsi presso i nostri ambulatori in ospedale per eseguire, diciamo, una visita di secondo livello con un esame audiometrico tonale in cabina silente ed eventualmente con approfondimento per ulteriori test diagnostici. Da medico che lavora da tanti anni proprio su queste problematiche, che consiglio si sente di dare alle persone di una certa età, ma non solo, per far sì che, insomma, questi controlli vengano fatti e vengano fatti con una certa frequenza? Ma la prevenzione è fondamentale oramai per tutte le patologie, per tutti gli organi, quindi per un qualsiasi tipo di problema, qualsiasi sospetto, recarsi dal proprio medico di medicina generale, e poi sarà lo stesso medico di medicina generale ad indirizzare il paziente per un controllo più approfondito presso, diciamo, uno specialista otorino o audiologo, insomma. Chiudere, Pescara è una delle piazze abruzzesi, una delle piazze italiane che ospita Nonno Ascoltami. Ci pensava Mauro Menzietti 11 anni fa che Nonno Ascoltami si radicasse così tanto e fortemente in tutto il territorio italiano? Beh, insomma, ci speravo, ma non l'avrei mai detto. È chiaro che Pescara, ridendo così, è una battuta, però forse sta diventando vero, è la capitale dell'udito, perché moltissime iniziative partono da qui. Nonno Ascoltami è una di queste, la giornata dell'udito, l'iniziativa Ospedali Aperti, ma anche tantissime altre iniziative. Insomma, Pescara nel mondo dell'udito è sulla bocca di tutti, e questo devo dire che è sicuramente un orgoglio tutto abruzzese. Abbiamo creato una macchina che genera salute, genera consapevolezza un po' in tutta Italia, e i materiali, le persone, i contenuti partono da qui e arrivano da Trieste fino a Catania, e questo devo dire che è sicuramente una soddisfazione per tutti noi, per tutto l'Abruzzo. Box.
Full box. Full box.